Dopo una settimana di alta tensione, polemica e distanza, le associazioni ambientaliste sono state invitate a dire la loro in conferenza dei capigruppo del Consiglio regionale, dal promotore della legge sui fiumi, Sandro Mariani, del Partito Democratico. Punto contestato del provvedimento, la possibilità di rimuovere i cosiddetti tappi, causa di esondazioni, costituiti da cumuli di ghiaia e vegetazione cresciuta in eccesso, e la possibilità di pagare in natura, ovvero con il materiale rimosso nell'opera di messa in sicurezza, le ditte esecutrici. Interventi che, assicura Mariani, saranno rigorosamente pianificati, circoscritti e soprattutto provvidenziali. Ma per gli ambientalisti il disegno di legge resta un cavallo di Troia per consentire ai cavatori di poter tornare a estrarre dentro i letti dei fiumi. Questo progetto di legge è da buttare nel cestino e da ricominciare da capo. Pretende di risolvere il problema dei fiumi peggiorandolo, perché non si risolve il problema dei fiumi cavando ghiaia, ma si risolve in ben altro modo. Si tratta di un disegno di legge incoerente rispetto alla programmazione regionale in materia di contratti di fiume e di alcune delibere regionali, quindi in una gestione pattizia dei beni collettivi. Nel concreto, l'articolato del disegno di legge, oltre a non rispettare i principi di alcune direttive europee, interviene direttamente sui corsi d'acqua, mettendo in serio pericolo sia la vegetazione spondale, sia la stessa mantenimento del livello essenziale del fiume. Prevede delle norme di sfruttamento di quelle che sono delle risorse che invece vanno tutelate proprio per la delicatezza che stanno attraversando in questo momento i nostri fiumi, che hanno una qualità della vita che è intorno al 20%. Ma è semplicemente vogliono trasformare i corsi d'acqua in delle cave. L'Abruzzo già è massacrato dalle cave nelle montagne, evidentemente non basta, vogliono prendere la ghiaia dai fiumi, con gravissimi danni anche per esempio all'erosione della costa, perché se uno sottrae sedimenti lungo i corsi d'acqua, poi quei sedimenti non arrivano al mare e non vengono redistribuiti lungo la costa, quindi avremo anche problemi di dover fare i ripascimenti, costosissimi interventi sulla costa, perché i fiumi verrebbero usati come cave.